Ma vada via, vada via. Lei si presenta con un testo così mediocre, per giunta recitato in maniera mediocre. Se ne vada. Non c'è niente da fare. Attori bravi, spontanei, oggi non ce ne sono più. Tutti cani oppure troppo impostati. Vabbè, avanti un altro. Salve, Salve, salve. nome? Katia Melato. Gianni Mastroianni. Ah, piacere, Romano. Parenti? No, amici. No, dicevo parenti di Melato, Mastroianni. No, io sono di Milano. E io sono di Fontana Liri. Beh, allora parenti di questi immensi attori? No, nemmeno io. Sarà attori? Attori, sì. Attori, sì. Ok, bene, cosa avete portato? Dunque, cosa abbiamo portato? Abbiamo portato un estratto, ovviamente, della famosissima opera Il Traspi, e sono le storiche memorie di una crocifera discente a foglie anguste di Willenheim Frogenjak. Frongenac, non lo conosco. Non conosce Frogenjak? No, non lo conosco, non lo conosco. Non lo conosco. Bah, mi fa strano. Vabbè, prego, cominciate. Oh, spero di non imbrogliarmi perché sono molto Ma emozionato. vada tranquillo, qua non la mangia nessuno, non si preoccupi. Ma no, avevo già iniziato, no? Ero già partito. Scusi, cioè il monologo comincia con lei che dice sono È il preoccupato. Non lo Traspi, è il sapevo, scusi, Traspi, è l'inizio del scusate. Traspi. Non ho capito, sa, non conosco il Traspi, quindi vi ho Chi conosce interrotto. Traspi? Oh, È scusate. proprio D'accordo. l'inizio. Da capo, da capo, No, da perché non conosco il testo, capo. Giustamente. capisce? Beh, ci si può anche confondere, Poi naturalmente. non conosco D'accordo. neanche lei. Prego, prego, mi scuso se l'ho interrotta. D'accordo. Adesso sì, da capo. D'accordo. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato e ho avuto poco tempo per prepararmi. Quindi magari se evitiamo di No, ma interrompere. adesso non interrompo. No, no. No, no. Ah, ma Sì, faceva sempre parte, parte. certo. Ah, scusate, scusate, voi siete molto bravi, siete naturali. Io non riesco a capire se state parlando con me oppure se quello è il copione. No, Scusate. no, è che per lui è un po' complicato, un problema di memoria di Vabbè, ora non concentrazione. interrompo più. Da capo. Da capo, da capo. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato e non ho avuto tanto tempo per prepararmi, ecco. Quindi magari se evitiamo di interrompere. Katia, lasciamo perdere, proseguiamo per i cavoli nostri. Come preferisci, speriamo bene. Ma ci sta seguendo? Certo. No! Dai! Porca miseria, ma pure questo faceva parte. Scusate, io sono dispiaciuto, veramente. Non Non conoscendo lo conosce l'opera sono l'opera. costernato, ma mettetemi nei miei panni. Lei si mette alle nostre, è No. questione di Eh sì, concentrazione. ma così mi devo concentrare più io che voi, scusate, scusate, da capo. Da capo, da capo, da capo. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato e poi non ho avuto tanto tempo per prepararmi. Quindi magari se evitiamo di interrompere. Katia, lasciamo perdere, proseguiamo per i cavoli nostri. Come preferisci, speriamo bene. Ma ci sta seguendo? Ehi là, un cenno? Lasciamo perdere proprio. Io non mi capacco, scusate. Ma lei davvero prima pensava che stessimo Eh recitando? sì! No! Porca zozza, pure questo faceva parte del copione. E Eh noi, scusate, guardate, il tempo di parlare, già avevo capito che stavo facendo una cazzata. Prego, da capo. Da capo! Da capo! Da capo! Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato e non ho avuto tanto tempo per prepararmi, ecco. Quindi magari se evitiamo di interrompere. Katia, lasciamo perdere, proseguiamo per i cavoli Come nostri. preferisci, speriamo bene. Ma ci sta seguendo? Ehi là, un cenno? Lasciamo perdere proprio, per favore. Io non mi capacco, scusa. Ma lei davvero prima pensava che noi stessimo recitando? No, glielo chiedo. Scusa un po' d'acqua. No, Prego. Mamma dai! mia, pure. Ma così no, perché non Ma riesco. però vi rendete conto delle coincidenze? Dite un po' d'acqua, qui c'è l'acqua. Ma perché lo scrive Frogenjak? Ma chi lo conosce? Chi lo conosce Non lo conosco. Ma Frogenjak? Ma Frogenjak! che prova? Prego, da capo. Da capo, da capo, da capo, da capo. Trrr. Oh!
Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato e poi non ho avuto tanto tempo per prepararmi. Quindi magari, se evitiamo di interrompere... Katia, lasciamo perdere, proseguiamo per i cavoli nostri. Come preferisci, speriamo bene. Ma ci sta seguendo? Ehi là, un cenno? Lasciamo perdere proprio, per favore. Io non mi capacito, scusa. Ma lei davvero prima pensava che noi stessimo recitando? No, glielo chiedo. Scusa, un po' d'acqua. No, veramente chiedo un po' d'acqua. La mia collega le sta chiedendo un pochino d'acqua. No, adesso pensa che... Sarebbe cortese però rispondere. No, dico davvero. Dico davvero. Guardi che dico davvero. Ma dice davvero? No! Oh, cazzossa, sono un proprio un non cretino. Si rende conto della questo che stiamo fatto facendo. Vai, vai, voi siete bravi, siete veramente bravi. Io ci casco come un pivello. Da capo. Da capo, da capo, da capo, da capo. Trrr. Oh, 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 oh! Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. E ho avuto poco tempo per prepararmi. Quindi magari, se evitiamo di interrompere... Katia, lasciamo perdere, proseguiamo per i cavoli nostri. Come preferisci, speriamo bene. Ma ci sta seguendo? Ehi là, un cenno? Lasciamo perdere proprio. Io non mi capacito, scusa. Ma lei davvero prima pensava che noi stessimo recitando? No, glielo chiedo. Scusi, un po' d'acqua. No, veramente chiedo un po' d'acqua. La mia collega le sta chiedendo un pochino d'acqua. Oh, adesso pensa che... Sarebbe cortese da parte sua rispondere. Dico davvero, guardi che dico davvero. Ecco, e il nostro pezzo finisce qua. Se le sembra troppo breve possiamo allungarlo. Sa, in realtà per il provino l'abbiamo ridotto, ma se lei necessitasse di maggior tempo per valutare le mie qualità... Sei stato bravissimo, vero? Il nostro pezzo finisce qua. Se lei volesse allungarlo possiamo farlo. Ma sai che io sto capendo però, io sto capendo adesso il suo atteggiamento di supponenza nei nostri confronti. Lei che sta lì a giudicare due poveri cristi come noi. Due attori che cercano di svoltare una misera parte anche in uno spettacolo di infimo ordine. Tanto per guadagnare qualche soldo, per andare avanti, per arrivare alla fine del mese. Ma lei che cosa gliene frega a lei? Ma lei i soldi ce li ha, lei è lì seduto sul suo scranno a giudicare due poveri cristi come noi. Ma sa cosa le dico? Sa cosa le dico? Io ho un orgoglio, anzi, mi auguro di più che lei, questa sera uscendo di qua, vada a finire sotto un camion. E questo è quello che mi auguro io. No, resta! Guardi, è dispiaciuto! Che le è sembrato? Beh, mi sembra che... Oh, no! Perché qui e perché il teatro. Perché qui mi sento come a casa. Perché lo amo. Perché mi sono fatta travolgere dalla passione che mi ha trasmesso mia figlia, che ha 7 anni e viene qui al Tirso da quando ne ha 3. Mi piace perché mi diverte. Che altrimenti non fare il traffico sulla tangenziale. Io ho solo 85 anni, quindi ancora voglia a fare teatro.